La fetta di tacchino ti appare triste? Vieni di là e ti facciamo vedere come dargli nuova vita. Benvenuti qui nella nostra cucina virtuale. Sì, sì, sì. Oggi un piatto completo, una sorta di tortillas de taquinos. buona per il pancinos. E allora... No, veramente, oggi vi presentiamo un modo carino per presentare, per mangiare la fesa di tacchino a fette, che di solito è molto triste, molto molto triste. Ciao, sono una fetta di tacchino veramente triste. E rallegrarla e darle sapore e anche vigore e consistenza fino a crearne un pasto unico, completo, nutriente e con i nutrienti ben calcolati. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed eccoci pronti per il nostro piatto unico estivo, un piatto completo di tutto. Allora, per una persona userò, se donna, 60 grammi di petto di tacchino al forno, se uomo anche 100 grammi. Ah, pensavo la coscia. Queste sono le proteine del nostro piatto. Scusami, Poi, come carboidrati, come fonte di carboidrato, userò i ceci. Voi mi avete... Però hai sbagliato, perché se è per donna, meglio la fava. Voi in un ultimo video in cui ho usato i carboidrati come ceci mi avete detto: Ombretta, ma non usi i carboidrati? Non confondiamo i farinacei con i carboidrati. I carboidrati li hanno anche i ceci, tutti i legumi sono carichissimi di carboidrati. I farinacei sono un'altra cosa. Aglio in polvere, sale quanto basta, della rucola, quanta ne volete voi, dei pomodorini, qualunque tipo, io uso i piccadilli, chissà perché. E poi userò la salsa per carni bianche che ho usato in questo, che ho preparato con voi nel video che vi metto tra le schede informative. In alternativa a questa, se vi scoccia farla, prendete un cucchiaione di yogurt greco, mezzo cucchiaino di aglio granulare in polvere, del sale, del succo di mezzo limone e frullate, è un cucchiaio di olio extravergine di oliva e frullate tutto. Cominciamo subito. Come prima cosa taglio a pezzettini piccoli il pomodorino. Prendo la mia rucola strizzata ben bene e la sminuzzo finemente. Trasferisco tutto in un piatto fondo. Metto i ceci all'interno del mio mixer, ovviamente 120 grammi da cotti. Aggiungo ai ceci un cucchiaio della mia salsa. Voi mettete, se no, quello che vi ho detto. È una salsa segreta? No, è la salsa che trovano nell'info box e dove c'è la I col pallino. È una sorta di hummus quello che sto facendo, senza la salsa tahina, che è molto più calorica. A questo punto quello che avremo sarà questo. Se i ceci sono troppo sodi per frullare, vi basterà aggiungere un goccino d'acqua, un goccino per volta, se no vi si liquefa la salsa. E adesso assembliamo il nostro piatto. Condiamo la nostra insalata con un pizzico di sale, un pizzico di aglio, un cucchiaino di olio e rimescoliamo bene il tutto. Prendiamo la fesa di tacchino al forno, che può essere anche comunque il petto di pollo, insomma, quello che più gradite. Versiamo all'interno il nostro hummus e spalmiamolo come se questa fosse una piadina. Posizioniamo un po' di insalata e arrotoliamo il tutto. Ed è pronto il primo dei nostri 3 involtini se siamo femminucce o 5 involtini se siamo maschietti. Ora assemblo gli altri e vi faccio vedere poi il piatto composto. Ho preparato un letto di valeriana su cui adagiare i nostri involtini. Non metto la rucola perché la rucola ha un sapore molto forte e questo inficerebbe troppo il sapore del tacchino, che invece è un sapore delicato. Basta già quella che ho messo all'interno. Il nostro piatto è pronto per essere assaporato. Ovviamente l'ho decorato con qualche altra fogliolina di rucola, rendete gradevole il più possibile anche all'aspetto. Buon appetito, buon regime alimentare.
controllato ma aggraziato, e anche l'occhio vuole la sua parte, e guardate che anche il gusto qui è molto molto celebrato. Bene. Se vorrete potete condire ancora un po' con un filino d'olio, ma anche così è buonissimo. Ho aggiunto il letto di valeriana che non ho condito e mangerò insieme al resto. Bene, spero che questo piatto leggero, estivo, freschissimo, salutare e completo vi piaccia. Se è così, lasciateci tanti pollici in su, tutti intrisi di salsine buonissime, e soprattutto condividetelo sulle vostre pagine Facebook. Brava, hai detto tutto tu. E quindi basta, lasciate le cinture e vi rimandiamo alle foto. Ciao! Bene, avete visto com'è semplice fare questa ricetta, veramente dare nuova vita a questa cos'è, la fesa? Fesa di tacchino? Sì, a questi salumi così un pochettino anonimi che veramente mettono tristezza e uno dice insomma ma che devo mangiare? Non quindi mettono basta, tristezza. Basta! Nuova vita, andiamo un pochettino di felicità per Gabriele. La felicità è colore, vita e tacchino è viva. Per Gabriele tutto quello che non mette colesterolo mette tristezza. Mi dai ragione, quindi, mi dai ragione. No, il tacchino è buono, anche il pollo è buono, però così è ancora più gustoso e potete farci un pranzo sostanzioso. Perché parlo in rima? Bene, non si sa. Che questa ricetta estiva e completa vi piaccia. Potete anche mettere il tutto tra due fette di pane e arricchire ulteriormente di carboidrati. Che c'è? Sì, io ci metterei anche la maionese, i funghetti, qualche altra cosa. Va bene, censuriamolo. Bene. Dai. Bene, spero che questa ricetta vi accompagni durante questa caldissima estate. Noi scappiamo al mare, non prima di darvi appuntamento alla prossima ricetta qui sulle vostre tavole. Ciao! Ciao! Benvenuti al giveaway Banggood! Oggi estraiamo i tre buoni, uno da 10, uno da 7, uno da 5 euro che Banggood ha messo a vostra disposizione. Prima di estrarre vi dico come farò, dal più recente al meno recente. Estrarrò uno di voi tra i commenti principali, quindi se ci sono commenti risposta ad altri commenti, quelli non vengono conteggiati perché non posso contarli tutti. Io vado con le schermate di YouTube che contano i 20 commenti principali. Dopodiché, e anche random non li conta, quindi proprio sono fuori tiro quelli là che sono le risposte ai commenti. Quindi non rispondete mai ai commenti, ma mettete commenti principali. Dopodiché, tra quello prenderò l'estratto e vincerà soltanto se all'interno della risposta data avrà inserito quello che ho richiesto, la data dell'anniversario e la sua preferenza. Ma soprattutto la data dell'anniversario. Posso chiudere un occhio sulla preferenza, ma non sulla data dell'anniversario di Banggood, perché è la regola fondamentale che mi ha dato Banggood per vincere i premi. Estrarrò, quindi facciamo finta che esca il 15. Se quello ha il commento giusto sarà valido, se no rifarò l'estrazione. Dopodiché quello prima di lui con il commento con le risposte vincerà, così quello dopo di lui con il commento con le risposte. Quindi se dopo il vincitore c'è uno che dice ciaone, a quello non potrà andare il premio perché non risponde alle caratteristiche. Se invece mi dice ciaone, l'anniversario è in data tot, allora vincerà. Quanta chiacchiera! Andiamo subito a vedere quanti sono i commenti. E sono 125 ordinati dal più recente al meno recente. Andiamo su random.org e allora uno di 125. Forza. 79. Andiamo a vedere chi è. Siamo i vincitori. Allora, Alice Federsoli mi scrive: l'anello per il tagliere, le torte, sembra una figata, l'anniversario è il 9-9. Brava Alice, lei vince il premio da 10 euro perché è proprio il numero estratto. Cos'era, il 79? Aspettate che mi sono persa. Sì, il 79 è lei. Prima di lei c'è Patucco che non mi scrive niente, quindi Patucco non ti posso assegnare il premio, ma prima di Patucco c'è Aura V. L'anniversario di Banggood è dovrebbe essere il 7 settembre. Effettivamente questa cosa dell'anniversario di Banggood non era chiara, era dal 7 al 9, tutto un mese che festeggiano. Comunque lei ha guardato il sito perché questo voleva Banggood e quindi mi scrive il 7 settembre, un sito su cui ho paura ad acquistare perché temo possa diventare una pista. Hai ragionissima.
mi piace molto l'anello della torta. Bene, fai il tuo primo acquisto offerto da Due Cuori Una Cappa, un acquisto da 7 euro. E poi l'ultimo da 5 euro è Matteo Caporali, l'anniversario di Banggood è il 909. A me piace la spugnetta verde. Bravi ragazzi, tutti e tre! Mandatemi non soltanto il vostro indirizzo sulla pagina Facebook di Due Cuori, ma anche il link dei prodotti che avete scelto. Io poi li girerò a Banggood e Banggood vi manderà a casa i premietti. Mi raccomando, non superate la vostra soglia di acquisto. Bene, noi ci rivediamo per il prossimo video e speriamo che il prossimo giveaway sia più facile da estrarre. Grazie a tutti per aver partecipato e ci vediamo la prossima volta. Ciao! Per la cronaca e per completezza vi dico anche chi ha vinto gli spirali taglia Würstel. Allora, il primo a dare la risposta esatta è stato Angelo Scardini. Sono dei cosi per fare tipo le carote o i Würstel a spirale. Bravissimo! E già ti ho scritto il messaggio. Ora mandami il tuo indirizzo e i taglia Würstel saranno tuoi. Grazie a tutti ragazzi, vi vogliamo un mondo di bene. A presto, ciao!